Sono il direttore delle Gallerie dell'Accademia di Venezia e sono davanti allo Jacopo Bassano. Abbiamo scelto di riaprire le Gallerie dell'Accademia il prossimo 26 maggio con quest'opera di Jacopo Bassano, dove la restauratrice ha appena interrotto il suo intervento di piccola manutenzione per togliere i disturbi sul dipinto e presentarlo al meglio. Buongiorno, sono Roberta Battaglia e vi racconto di questo quadro di cui siamo molto lieti di avere nelle nostre collezioni dopo tanti anni di assenza. Un'opera capitale di Jacopo Bassano che è datata e firmata sul gradino alla base del trono, reca la data 1541 e quindi si tratta di un'opera giovanile, di un pittore poco più che 25enne. È un'opera che viene da una chiesa francescana del territorio, da Asolo, ed è interessante per più motivi. Innanzitutto per il tema rappresentato, come vedete, una figura in trono è la figura di Sant'Anna che tiene la Vergine bambina in braccio accanto a San Francesco e a San Girolamo, e detta anche la pala della Beata Concezione o dell'Immacolata Concezione. Infatti sul gradino c'è scritto Concezio Beate Marie, quindi fa riferimento ad un tema che è un tema tipicamente francescano, cioè del fatto che la Vergine è priva di peccato, è senza macchia. È un tema che è già appunto frequentato nella pittura del 4-500, ma che non ha trovato ancora una sua formulazione canonica, anche perché poi questo verrà sancito come dogma molto più tardi, nell'Ottocento, da Papa Pio IX. A questo tema allude appunto l'iscrizione, ma alludono anche una serie di elementi simbolici che sono disseminati nel dipinto, anche se con molta discrezione, come le viole alla base del gradino, un giglio che alludono alla purezza della Vergine, mentre l'uccellino, che è un petirosso, allude con il colore rosso al sacrificio poi di Cristo per la redenzione dell'umanità. Dal punto di vista del linguaggio formale è un'opera molto complessa e proprio per questo molto interessante, perché unisce componenti diverse. Da un lato, quello che più risalta è questa dilatazione delle figure che sono compresse in uno spazio ridotto, in uno spazio figurato molto ridotto, e sono campite contro un cielo che è un cielo però che non ha nulla di naturalistico, è un canto, una campitura di colore astratta, e questa dilatazione, questa anche così soda plasticità delle figure è sicuramente frutto di un interesse di Jacopo Bassano per la pittura di Pordenone, che era stato uno dei maggiori rappresentanti, accanto a Tiziano, della pittura veneziana degli anni 30, che era da poco uscito di scena. Si può vedere anche un primo interesse per una cultura, diciamo, manierista, che poi darà degli esiti molto anche diversi nel corso degli anni 40 nella pittura di Jacopo, che si ravvisa in una certa eleganza, in una certa, diciamo, modo molto costruito di porre le figure, soprattutto la figura di Sant'Anna che tende ad avvitarsi su se stessa, e anche con un gusto un po' decorativo, come si vede nelle pieghe del suo panneggio. Al tempo stesso, unito a questo, anche un colore, che è un colore molto freddo, un colore laminaceo. Un colore che non è tipico della pittura veneziana, non è il colore di Tiziano, è un colore piuttosto derivato in qualche modo dalla scuola lombarda di pittori come Savoldo, da cui riprende anche una intonazione naturalistica, e la figura di San Francesco con questo saio grigio è proprio uno, e con questo bellissimo particolare della mano in luce dentro ad una grande bolla d'ombra del vuoto della manica, è uno degli elementi più caratteristici di questa derivazione, di questa influenza della scuola lombarda. Vi aspettiamo tutti nei prossimi giorni a celebrare questo importante avvenimento di riapertura. Noi siamo molto emozionati, la città di Venezia lo merita, è un museo dello Stato, dunque è importante per tutti poter tornare a rifrequentare il proprio patrimonio. Vi aspettiamo.